Gli eroi di Fatumastra, nella base dei balocchi, trovano un laboratorio alchemico e quello che sembra un ascensore nanico, in grado di portarli chissà dove, sotto cima cerulea. Dopo una nottata di riposo, salgono a bordo e dopo un lungo viaggio verso il basso, si ritrovano in uno spazio immenso, le spoglie di ciò che era l'antico reame dei nani. E le porte si aprono. Galgit. Vuoi mettere come si sente una sigaretta a migliaia di metri di sottoterra? Ma si respirava così bene. Mi sposto di qualche passo. Lasciami fumare, cazzo. Tossicodipendente. Kenshi, anche nel tuo regno fumano così tanto? Beh, lo fanno all'aperto. Quindi, tollerabile. Sì, raga, siamo in un cazzo di geofronte. No, attenzione, adesso siete in un corridoio. Non ho detto che siete nel geofronte. Siete entrati in questo corridoio. Sembra un corridoio industriale. Quindi è effettivamente bello grande, bello spazioso. Potrebbe passarci un carro. Anche due, uno di fianco all'altro, effettivamente. Avete qualche secondo di analisi e vi rendete conto che sì, è una galleria, effettivamente. Domanda, a livello di temperatura e pressione, cioè fa caldo, le orecchie come stanno? Allora, molto sottoterra. Siete discretamente sottoterra, assolutamente. Però non c'è un cambio di pressione così potente. Fammi un tiro su medicina. Dai, mi piace medicina, vai. 9 più 6. Allora, la questione della pressione, deduci probabilmente che sia stata l'ascensore che man mano che scendeva adeguava la pressione al livello in cui eravate. L'aria è respirabile, la temperatura è gradevole. Beh, rivolgendomi ai ragazzi, dico, devono aver fatto un bel lavoro di gestione dell'ambiente. Non credi che sia naturale? No, se fosse stato naturale, quest'ora saremmo morti per implosione o di caldo o senza respirare, quindi l'importante è non devastare la struttura, credo. La struttura, mi giro di nuovo verso la capsula, riesco a dedurre quanti anni ha, cioè da quando è stata costruita sta roba. Penso sia abbastanza nuova, comunque cazzo è un prodigio della tecnologia. Beh, effettivamente a livello tecnologico deduci da te che sia una roba abbastanza stramba. Fammi un tiro su storia. Vai, piccolo. Porca troia. E cos'è? 18. 18? Sì, sembra abbastanza nuova. Meno di un secolo, 50, plausibile. L'ascensore continua ad emanare quel bagliore giallo e il corridoio, appunto, questa galleria va avanti per un po' e vedete in fondo altre luci. Avanzerei? Si può fare un tiro di percezione per capire se ci sono rumori? Prego. O... assolutamente. Stranezze provenire. Due, no. Trappole. Vai. Vabbè, penso che siamo tutti coi sensi allerta. Bene, a sto punto. 7 più 8, 15. Incredibile. Di Rob? 10 più 6, 16. Indagare per trappole, 7 più 8, 15. 7 più 8, 15. 18 più 3, 21. No, non ci sono trappole. Te deduci che probabilmente questa è una zona di carico e scarico. Vedi che effettivamente è un corridoione largo in cui vedi anche per terra, ovviamente tutta roccia, tutta pietra, non c'è terra battuta, qua è tutto roccione. Però vedi che ci sono delle scie di polvere, eccetera, polvere di proprio di rimasugli, di pietra e tutto, che lasciano delle scie. E ti viene facile dedurre che probabilmente qui portavano roba, che mettevano un ascensore, spedivano di sopra e via discorrendo con questo scambio. Riferisco, lo faccio notare anche a loro. In particolare poi, Shiran, tu ti accorgi che effettivamente c'è una chiazza di prodotto biologico secco, sangue, vomito, qualcosa per terra. Qualche c'è fluido corporeo. Fluido corporeo, esatto. E per terra secco, quindi non riesci ad identificarlo bene. Forse... beh, Shiran, se lo fai... sei già stata qui, non ci credo. Se lo fai, come dire, forse qualche idea in più te la fai. Comunque, appunto, vedi abbastanza vicino all'ascensore questa chiazza. Non l'avete notata subito perché siete usciti e ci avete praticamente camminato sopra. Muto in kitsune in modo da aumentare i miei sensi e annuso proprio vicino, 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 solo con il naso. Sì, sembra un misto di sangue e vomito, effettivamente. Ma il vomito, tra l'altro, ha un sentore che ti ricorda qualcosa. Lambreide. Beh,
Non so se qui facevano i festini, ragazzi, ma di sicuro qualcuno non si è sentito bene. Strano, perché dovrebbe essere qua, è tutto così elegante questo posto. Beh, forse smerciavano quella schifezza. Tu hai trovato qualcosa, Galgit? La via è libera, possiamo avanzare? Da quello che vedo sì, ma mi sembra sia una galleria molto profonda. Tenete gli occhi aperti, va bene? Andiamo. Mi rimetto in piedi e torno in forma umana. Pensavo preferissi rimanere in forma di volpe, visto che qua non c'è nessuno. No, solo se devo annusare o fare cose per cui mi serve. Il corpo è tuo. Procedete dritti. La luce man mano diventa sempre più presente. Capite che probabilmente il tunnel non è proprio dritto in bolla, ma deve avere un leggero inarcamento. Tant'è che quando arrivate alla fine del tunnel vedete che si apre su uno spazio piuttosto ampio e davanti a voi c'è una struttura metallica, sembra quasi una fabbrica. Vedete che ci sono un sacco di tubi di dimensioni notevoli che escono dalla fabbrica ed entrano dentro le pareti di roccia che la circondano. Immaginatevi che questo spazio è, come dire, un semicerchio che ha origine dall'uscita dalla galleria da cui siete partiti, spazio che si conclude, che abbraccia sostanzialmente questa fabbrica. I tubi vedete che vanno lungo tutto quanto lo spazio di questa conca ed entrano anche nel tunnel che avete appena passato. In effetti, guardandovi dietro, vedete che c'erano dei pezzi mancanti al muro in cui si intravedevano questi stessi tubi. Sono a portata? Cioè, se allungo la mano riesco a toccarli? Sì, sì, sì. Li tocco, sento vibrare, sento come se qualcosa stia passando all'interno del tubo? Probabilmente sì. Ti sembra di percepire qualcosa? Sono attivi, sì, quello sì. Anche il ronzio che c'è nell'aria vi fa intuire che probabilmente questo luogo è in attività. Illuminato, qua e là ci sono varie lucine che non è che illuminano a giorno, però hanno un effetto che ti fa capire quantomeno la profondità dell'ambiente. State allerta, qui qualcuno sta facendo qualcosa. Percezione, direi, per capire se c'è qualcuno in agguato. Prego. Uno di nuovo. Beh, fortunata. Sì, fortuna halfling è la cosa veramente. Uno? No, è 7 più 6. No, non 13. Ti pare ci siano persone in agguato. In verità vi viene facile dedurre che probabilmente questa è una zona che era talmente inarrivabile che non ci hanno mai badato a dire ok, mettiamo qualcuno a sorvegliare. Sì, cioè nessuno ha mai detto ah sì, troveremo sorprese. Quello che noti però è un grosso portone, quello tipo da box, quello da garage, che si affaccia direttamente davanti all'entrata della galleria, e di fianco una porta, un passaggio un po' più piccolo. Sembra effettivamente una porta. Guardate, di sicuro vengono da lì le luci e andiamo a controllare. A questo punto sì, mi avvio alla porta e apro, provo ad aprire la porta. La porta non sembra avere maniglie, ma vedete una conchetta di fianco. Galgit? Comincia a diventare un po' stupido. Non l'avrei saputo dire meglio. Sì. Ma tutte le volte sto tizio ci metteva la faccia dentro. Evidentemente. Sarà per quello che era così arrabbiato. E la porta si apre. C'è un lascia passare. Una faccia apri porte. Andiamo. Meno male che hai preso quel teschio. Già. Pensa se non avessi carbonizzato il corpo, avreste dovuto scalparlo. Che schifo. E non l'avremmo fatto, probabilmente. Iniziate a camminare. Il corridoio è una grata. Vi rendete conto che questa struttura non era una casupola, ma deve essere tipo una torre, una roba del genere. Tant'è che le grate sotto vedete che c'è un bel vuoto. Non riuscite a vedere quanto vada in profondità. Possiamo evitare di camminare sulle grate, tipo. È tutto grate. Tutto grate. Però è solido, cioè, man mano che ci camminate vi rendete conto che potrebbe essere lo stesso materiale degli esoscheletri, non ne siete sicuri. Quando una torre che scende giù in profondità, sì. Dici, sì, 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 va giù a cono così. Come se non bastasse, in profondità. Sì, in profondità non riuscite a vedere bene quanto in profondità sia, perché va giù, certo. Per... boh. Chi non ha scuro visione, ovviamente, poi sotto è buio, quindi c'è poco da fare. Ad un certo punto ho sentito una voce robotica, metallica. Siros, che cosa ci fai qui? Non mi pare di averti richiamato. Cerco all'istante di ricordare come parlava sto stronzo. C'è stata una festa in attesa, su. Sono venuto ad avvertire. Ok, imitazione lodevole per lo sforzo. Beh, fammi tirare su inganno. Ok, va bene, ci sta, dai, va bene, fai. Facciamo una prova contrapposta. 13 perché più 9, 22. Diventato?
Siros si è trasformato in tizio.jpg documentario. Sì. No, sarebbe stato. C'è stato un incidente sopra, una festa in attesa. Allora sono venuto qua giù ad avvertirvi. Il tiro non l'hai passato. Ok, lodevole averci provato. Chi siete? Beh, uno ci prova. Siamo in visita. Abbiamo trovato un ascensore particolare che portava in questo splendido posto. Volevamo fare un paio di domande sul circondario. Sono molto curioso di sapere come avete ottenuto la chiave per attivare l'ascensore. Abbiamo fatto cadere qualche testa. Che vi posso dire? Non tutti i dipendenti sono operosi e seri quanto uno desidera. Lasciami capire, sei tu lo stronzo dietro tutto questo? Dipende, tutto questo cosa? Intanto voi state continuando, praticamente il corridoio sembra che stia circumnavigando la struttura. Non avete ancora visto né porte né scale né tantomeno conchette dove infilare il teschio. E la Voucher sembra vi stia seguendo. Ci devono essere dei ripetitori. Tu che rapisci bambini per trafficare Umbraide? No, quello non è decisamente opera mia. L'Umbraide, sì. Usare bambini, no. Ok, allora sei tu che hai creato quei cosi. Cosa sono? I miei figli. State parlando delle mie bambole. Sì, esatto, proprio quelle. Quelle sono il futuro dell'esistenza. Ciò che prenderà il posto dei mortali. Ok, interessante. Ok, un altro personaggio con manie di grandezza. E quando mai? E per che cosa ti servivano invece il professor Dante e il professor Sullivan? Non ho idea di chi siano queste persone, ma effettivamente ho bisogno di quanti più cervelli possibile. Quindi li hai fatti rapire per costruire più bambole? Diciamo che loro sono destinati a qualcosa di molto, molto più grande. Ah, ok, quindi non ti servono loro per costruire, ti servono loro per essere costruiti. Sì, siete svegli, mi piacete, forse anche voi potreste diventare qualcosa di più. No, grazie. No, grazie, ci hanno già provato in molti. Preferisco evitare e mantenere una vita serena nel mio corpo, grazie. In tutto questo io, tipo, guardo Kenshi e gli dico, uso proprio messaggio, controlliamo il circondario, più lo facciamo parlare, più tempo abbiamo. Cerchiamo un posto dove inserire sto coso, sto testa di cazzo. Oppure cerchiamo un'apertura o qualcosa. Fate conto che avete probabilmente fatto metà del percorso ed effettivamente adesso vedete porta con passaggino. Zenny ti dice nulla? Mai sentito, onestamente. Prendo il teschio. Beh, nel caso è anche lui un bel cervello, a quanto ho capito. Inserisco il teschio dentro la porta. E si apre la porta. Prenderò nota, se avrò modo di incontrarlo, sarò ben lieto di dirgli che me l'avete suggerito voi. Mando uso messaggio su Shiran, fagli una allucinazione uditiva, mettiti a parlare di cose, così noi proseguiamo e lui pensa che noi siamo ancora qua. Voi siete entrati in questa grande stanza circolare. Quando abbiamo inserito il teschio siamo entrati? Esatto. Adesso, poco fa? Sì. Ah, ok. Avete aperto questa porta, oltre la porta c'è un altro cerchio. C'è questa grande stanza circolare, esattamente. Ok. E praticamente un cerchio di grate sospeso su questo grande imbuto che va verso il giù. Le pareti di questo sono spazio, di vetro. Alcune sono trasparenti, vetro o qualcosa del genere. E vedete che ci sono questi nastri che stanno trasportando pezzi. Oltre i vetri. Oltre i vetri, sì, non sono raggiungibili, insomma. Sono pezzi di vario tipo, alcuni sembrano materiale grezzo, altri invece sembrano pezzi di esoscheletro e menate del genere. Beh, quindi vuoi venire fuori e vogliamo parlarne o dobbiamo giocare a nascondino, venirti a cercare e farti fare la fine del tuo sottoposto? Beh, Dalia, uno che si nasconde qua sotto non credo ami la compagnia. In quel momento vedete che in alto c'è come una specie di pietra, di nuovo con quelle incisioni gialle. Questa volta però le incisioni gialle, vedete che sembrano quasi delle biglie. Tant'è che come entrate, quelle biglie iniziano a muoversi su questa grande lastra di pietra e formano come un volto in 8 bit. Vedete la faccia di questo nano, ipotizzate. Vedete questa lunga barba, il volto sembra calvo, senza capelli, e al posto degli occhi è come se avesse due cilindretti con dentro delle sfere metalliche simili a quelle di Cirrus. Sto immaginando il grande mago di Oz. Avete ragione, non amo la compagnia. Preferisco stare in disparte a elaborare le mie invenzioni. Ma non temete,
Pensa che verrà il giorno in cui ci incontreremo. Molto probabilmente voi sul lettino operatorio e io dall'altra parte con i miei strumenti per farvi rinascere. Aspetta, fammi capire. Prendi le persone e le trasferisci all'interno di quegli automi? No, tutte, soltanto le persone più degne. Quindi Cyrus era una persona che hai inserito all'interno di un automa? No, Cyrus è una persona a cui ho dato una speranza. I miei innesti possono salvare vite, a patto che siano abbastanza forti da resistere. Altri invece molto semplicemente vengono trasportati. Ok, e per quale motivo lo faresti? Ve l'ho detto, il mio obiettivo è dare nuova vita a questo mondo. Sì, molto bello, davvero un ottimo scopo. Qual è quello vero però? In quel momento vi accorgete che voi adesso siete stati distratti da questo grosso monitor di pietra. Sotto c'è un altro personaggio e su una specie di rialzo, una specie di balconcino, sempre fatto a grate, che fino a questo momento era rimasto talmente tanto fermo da sembrare ambiente. Alza lo sguardo, si muove e fa un paio di passi verso di voi. È una nana. La parte superiore del volto, da sopra il naso in su, è coperta da questa maschera particolare, color rosso. E anche sotto i vestiti sono molto strani. Non riuscite a dargli un'identificazione. Vedete che in mano ha come due grosse croci, anche se rosse, scarlatte. Alla fine dei quattro rettangoli che compongono queste croci ci sono dei buchi. Per quale motivo dovresti voler sostituire tutti gli esseri umani? Cioè, è un gran lavoro. Sì. A che pro? È un gran lavoro che salverà questo mondo. Io ho visto il mare negli occhi. So di cosa è capace. E io ho trovato una cura necessaria. E voi potete far parte della cura o della malattia. La scelta è vostra. Beh, io ci tengo al mio corpo. Non so voi, ragazzi. Il sussurro con messaggio ad Alia. Estrai la palestra. E dopodiché guardo Shiran. Mentre dico questa cosa del corpo, guardo te e dico, con tutta la fatica che hai fatto. Esatto, io ho già sofferto abbastanza per ottenere ciò che mi apparteneva. Sono soddisfatto così, grazie, non penso di avere bisogno di miglioramenti. E penso sia soprattutto difficile che tu possa fare di meglio di quello che ha già il nostro amico. Già. In quel caso levo fuori la spada, piano piano, la infilo a terra. Diciamo che tu non sai un cazzo. Sono sicuro di poter apportare delle interessanti modifiche a quello strumento così grezzo. Sono sicuro, se vuoi venire ad avvicinarti a vederlo, sarò ben felice di mostrartelo. Ne avrei grande piacere, ma al presente sono occupato con altre faccende. Vi lascio alla mia amata nipote, Valcuria. Prego, offri ai nostri ospiti la nostra migliore accoglienza. Valcuria? Val con la W? Curia con la K. Wow, sei pure codardo. Oh no, immagino che essendo questo il primo giorno della grande esposizione lui abbia degli appuntamenti a cui presenziare. Oh sì, grandi, enormi appuntamenti con grandi, enormi cervelli. Le biglie si rispostano e il volto praticamente sparisce. Vedete questa Valcuria raddrizzarsi. Da un colpo secco di polso e le due croci iniziano a girare praticamente come dei fidget spinner sulle sue mani. In quel momento dagli spazi di vetro escono dei tubi e tirano fuori 5 automi. Signori, iniziativa. Sogno che mi porta sul confine, la follia mi guarda dall'oblio di ogni mia memoria. Sul cammino che ci aspetta avremo sangue e polvere, rimpianti incognite, tutto da perdere. Stiamo andando tutti incontro a un'altra notte ed è forte l'eco
17 più 3, 20. 20? Giù? Io ho fatto l'ennesimo 1. Più 5, 6. Più 5, 6, ma non posso ritirare. John? 19 più 5, 24. Sara? 15 più 3, 18. 18. Poi NPC. Aia. Aia per lui o aia per noi? No, aia per loro. Sgarri. Infine, boss. Quindi agirà primo Gian, secondo Kenshi, terzo il boss, quarta Sara, quinti gli sgherri, sesta Giulia, settimi i NPC. Meno di te. Hai fatto meno di uno. Come dicevo prima, siete in questa stanza circolare, tutto a grate. Al centro c'è una grata un po' più alta, la zona rossa. Una zona che ha un rialzo sostanzialmente. Ci sono vari punti con dei corrimani che però danno giù. Cioè, nel senso, sono dei buchi e se cadete nei buchi, nell'imbuto. Dove porta l'imbuto? Fa chi fai no. Però sappiate questo. Ok, signori, show... Start. Start. Come sono armati gli automaton? Allora, i tre automaton, quelli più in avanti rispetto a voi, sono i soliti, nudi con le grosse mani. Gli altri due, invece, quelli di fianco a Walkuria, sembrano lo stesso modello della donna elegante che avevate visto, ma hanno delle aste metalliche in mano. Peggio di prima. Shit. E sembrano abbastanza incazzate. Faccio un passo in avanti, mi metto appunto contro la copertura, prima di abbassarmi, estraggo la balestra a mano dalla fondina, miro e sparo dritto per dritto contro l'incantatrice alla sinistra di Walkuria. Ok, tiro per colpire. No, fallimento critico. Fallimento critico? Uno, naturale. Ok, vabbè, si puniscono i fallimenti critici dei mobbini e anche quelli dei player. Tu ci provi, tiri fuori la balestra e tutto quanto, spari. In verità, nel movimento hai preso un po' male le misure, quindi quando ti abbassi, boom, dai una botta secca alla grata. Non ti fai male, però semplicemente la balestra ti balla. Cosa succede? Il dardo parte non verso l'automaton, ma verso Walkuria. Il dardo sembra che gli stia per arrivare in faccia. Walkuria ha lo sguardo in una direzione non proprio definita. Semplicemente fa una mezza torsione con il petto e il dardo viene come preso dall'energia della croce che gli sta vorticando sulla mano. Come se avesse un campo di gravità. Esatto. Il dardo inizia a girare, gira, gira, gira e poi come una balestra te la rimanda indietro. Quanto che fa di danno? Mi pare o un D4 o un D6. No, non è una balestra leggera. No, la balestra leggera fa un D8, la balestra a mano farà un D6. Ma dovrebbe essere proprio in fondo la balestra a mano. Ah, eccola qua, un D6 perforanti, sì, arma a distanza da guerra. Ok. Ma dove cazzo ce li hai tutte ste armi? Partiamo secchi con un bel 10 danni. Boom. Porco di... Merda. Ti prende in pieno la spalla. Quando la freccia la vedo arrivare, tipo, spingo con la mano contro la grata per girarmi un po', così mi prende sì nella spalla, ma non troppo vicino all'articolazione, ma solo sul muscolo, in modo che di mezzo i danni utilizzando schivata prodigiosa. Ok, lo fai. Quindi subisco solo 5 danni. Dopodiché, appunto, mi metto per terra, lascio cadere la balestra a mano. Ah! Dopodiché... Non c'è neanche bisogno di spezzarla perché non entra abbastanza, quindi fai... Ok, allora... Dopodiché... Attivo il cristallofono. Filatterio. E finisco il mio turno. Rob. Allora, la distanza dei brutti signori. Sei distantino. Se mi usi tutto il turno in corsa, lo raggiungi facile. Se no, mi puoi anche ritardare il turno dopo la loro azione. Se non posso ingaggiare un combattimento subito, non voglio stare alla loro mercé, quindi ritarderei l'azione. Sì. Ok, quindi dopo Rob torna. Ah, tocca al boss. Walkuria, vedete che dopo aver rimandato indietro il messaggio di Galgit, da un altro tocco, un altro colpo secco di polso, le due croci iniziano a vorticare ancora più forti e vedete le mani dei tre automaton che iniziano a scosse elettriche, vedete che si elettrificano. We've got a bard over here. Cioè, appena dato un power up praticamente ai... Faranno un D4, un D6 più danni d'elettricità. Una cosa che vi accorgete guardando, perché ovviamente la concentrazione va su di lei, sembra che stia parlando senza emanare suono. Vedete che muove le labbra in maniera quasi impercettibile, però lo notate e, boh,
Qualcuno ha fatto. Shiran. Mi sposto un pochino di lato, vado alla mia sinistra, entro a portata del primo automa, quello più sulla sinistra. Casto sussurri dissonanti di sempre livello 1, parto da livello 1. E sono 3 di 6, però mi devi fare una prova in saggezza. Sì. Quanto devo superare? 16. Non passa. Cioè, no, non lo supero, quindi mi fai il danno intero. Ok. Faccio 6, 5, 2. Tu ti metti praticamente davanti al corrimano che si affaccia su uno dei buchi che ci sono nelle grate. Con un sospiro sussurri qualcosa che percepisci, inizia a parlare. Super cacofonico. Esatto. Ho capito che sono sensibili ai suoni e sfrutto questa loro debolezza a mio vantaggio, quindi sussurri. Vedi che l'automaton fa degli scattini. Dura poco, qualche secondo in cui sembra abbia leggermente buggato, ma capisci che l'hai colpito. Dopo Shiran abbiamo gli sgherri. I tre automaton, quelli normali coi pugni, si avvicinano. Vedete che quello che è stato colpito dai sussurri di Shiran si allontana nella sua direzione. È difficile dire se abbiano paura o meno, perché sono letteralmente delle maschere, però l'allontanarsi verso di te, come dire, ti lascia intuire che non sia sereno starti nei pressi. Gli altri due molto banalmente si avvicinano. I due stronzi invece di fianco a Walkuria rimangono fermi. Vedete semplicemente che bam, sbattono i bastoni. Walkuria alza le mani, le due croci iniziano a vorticare più forti e dai bastoni iniziano a creare dei collegamenti elettrici e partono i cazzi. Primo sparo su Galgit. Yeah. Ok, niente, fallimento critico. Esplode. Si spara in faccia. Il fulmine parte in un'altra direzione, ma l'automaton 1, scappando da Shiran, in balia del sussurro dissonante di Shiran, si mette in mezzo. E si fa un discreto danno. Avete fatto più male così che quello che gli ho fatto io. Si fa. Vedete che proprio brucia, gli scioglie parte della pelle. Poi, secondo proiettile, che va invece su Marcus. Marcus si fa male. Il colpo lo prende in pieno, praticamente lo scaraventa di un metro più indietro. L'ha ribeccato di nuovo sul petto. Ancora una volta stessa scena, mantello che cade a terra. E questa volta la bruciatura non ha soltanto annerito il legno, ma l'ha un po' scavato. Vedete che adesso c'è un incavo nel petto. Non si è ancora bucato, però praticamente cade in ginocchio, non è prono e semplicemente si sta tenendo il petto, si è fatto un male del cribbio. Tutti i simp fanno una brutta. Poi si spara su, perché praticamente immaginatevi è. Quindi dopo Marcus c'è Kenshi. Ma chi? Kenshi 14 più 3. 18. Sulla CA dici? 17, sì, CA? No, 19. Ok. Fulmine, ma anche te riesci, ti abbassi e ti fa il pelo. E infine Jasper! Perché Dalia è dietro a Kenshi. Ah, cazzo, lo prendono. No! No, viene conto. È andato abbastanza bene. No, regà, lasciate stare Jasper. Vedete, Jasper in tutto questo è basito, attonito. Ha visto qualcosa che è estremamente vicino alle ricerche che stanno conducendo loro. E però con un'applicazione che non capisce. Sono partiti dallo stesso, ma sono arrivati a una soluzione differente. Quindi in verità è un misto di rabbia, paura, curiosità. È talmente in balia dei suoi pensieri che lo piglia in piena faccia. Jasper cade a terra. Vedete che si sta tenendo la faccia con la mano. Non ha ancora neanche estratto le sue bacchette, però sentite che tira un grido piuttosto forte di dolore. Te la smetti di colpirci i bambini? Non ci penso neanche. Beh, io vedendo Jasper colpito comincio a salirmi l'incazzo. Quindi attacco semplicemente l'automa più vicino a me. Lo assalto nella maniera più brutale possibile, quindi non vado in ira. Attacco non vai in ira. Basta. Ok, con il mio prego. Classico attacco più attacco extra, quindi vediamo un po' se il dado sarà. Diciamo che sei irritato. Esatto. E diciamo che no. Quanto? 2 più 7. E no. Questo no. È troppo, è così irritato che. Poi con l'attacco extra, però, quello non sì, te lo vieta nessuno. Beh, 17 più 7, vi devo dire, ti devo dire. Raga, un tiro così io non l'ho mai visto. E vado per i danni allora. Ti prego. Un di 8 o due di 8?
Lo stai impugnando una o due mani l'arma, in effetti? No, vabbè, l'ho preso in mano con la impugno due mani per la grandezza, per okay. Adesso. Sì, non sì, per sì. La no, non, semplicemente non me l'hai dichiarato. No, no, hai ragione. Sì, comunque sarebbero due di otto. Perfetto. Sì, 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 sì. Tra due mani. Primo tiro, due. Mm-hmm. Ok. Dai, mio caro. Dai. Sette, due, nove, più forza. Più forza, quattro. 13 danni. E sono 13 danni. Oh, raga. Butta via. Meno. 13 danni. Tu arrivi bello secco con la spada a due mani. Il primo colpo lo schiva giù. Quando lo vedi giù, ti sale il Cristo. Quindi fai tipo. Oh, da sotto. Boom. Allora, pianto al mento, praticamente. Taglio dal basso verso l'alto. Vedi che c'è uno schizzo di roba. Poi, però, ovviamente, come al solito, si riacchiappa. Ok, quindi. Dalia. Oh, io mi stavo prendendo il caffè. Mm-hmm. Dalia, è lì così proprio. Con okay. La macchinetta nel posto. Sì. Cioè, Dalia, questa macchinetta è il tuo. Dalia, tu, le braccia. Intanto io do il primo comando a Jackie. Jackie, stai con me. Utilizzo marchio del cacciatore sull'automaton sulla passerella. Va bene. Do il comando a Jackie. Jackie, andiamo. Ho già impugnata la mia bella balestrona a due mani. Tiro per colpire. Prego. Se faccio un altro uno, porca madre. Tirare qua. 9 più 8. Tira qui. 9 più 10. Ah, è vero, più 10 perché sei attrice. 19. Puoi tirare qui. Io va bene, sì, passa. Okay. 9 più 10, 19. Tiro con il mio bel balestrone. Faccio un bel D10 più un D4 di... sì, il marchio del cacciatore. Ah, sì, no, il marchio, sì, giustissimo. Che non è marchio del cacciatore, ma è un'altra cosa. Minchia, che schifo. Ho fatto 3 più 1, 4. Più 5. 9 danni. Hai attivato la catena o no? Certo. Ok, perfetto. Poi utilizzo allora. Un attacco extra poi. Giusto, vedete Dalia che aveva già in mano la sua balestra. Clac! E quando spara, spara questo arpione che ha collegato una catena che si impianta dentro all'automaton. Ok, l'arpione gli entra dentro, vedi che yes. Proprio lo passa da parte a parte. E quando fai una tirata di assestamento capisci che l'arpione è dentro, è perfetto. Fissato. Subirà il danno del marchio del cacciatore più il danno da perforazione. Sto stronzo non posso grabbarlo, immagino, perché è una prova di forza contrapposta. Puoi provarci. Vaffanculo, mi butto. È che sei small. Butto. Allora, io con questo arpione attivo un ingranaggio. Con questo ingranaggio posso trascinare a me il nemico. Però siccome sono small e sono molto leggera, invece che trascinarlo mi butto. Sei come Batman, al contrario. Esatto. Sì, è un po' Attack on Titan. E mi butto su sto coso e okay. Uso il rampino. Allora, in questo caso ti chiedo una prova di acrobazia, perché non è dritto per dritto, ma c'è il rialzo. Te la faccio. No, 5 più 5, 10. No, sì, esattamente. Ti fermi praticamente al gradino. Non arrivi perché semplicemente ti avvicini. Sì, poi c'è il gradino. No! E rimani praticamente incastrata coi piedi. Che ti avvicini. Boh, cazzo. Ma poi sono lì. Cazzo, Jackie, vai! Jackie plana sul bastardo e inizia a beccarlo sulla faccia sostanzialmente. Vedi che gli strappa un po' di pezzi. Si rigenera, però insomma non sembra una cosa molto piacevole. Tocca agli NPC. Marcus si alza, si lancia su quello più vicino che vede. Il colpo gli ha fatto male e non è una scelta proprio lucidissima, quindi va al primo bersaglio. Tenta di colpire, fallisce con il primo. Arriva, come al solito, la spada è sulla schiena, quindi la prende, boom, martellata secca sul bastardo che gli si pone davanti. Ha un serio set di mosse, vedo Marcus. Sì, sì, ma beh, Marcus computa due dati. Less is more. Esatto. Cioè, vedo proprio. Computa due dati e quello sa fare. Boom, col primo, poi rialza la spada, ma nel rialzare il manichino fa letteralmente questo suono. Esatto. Jasper fa un passo indietro, lo vedete letteralmente che tira fuori le sue due aste, guarda per terra e pensa, cazzo. Si gira un attimo intorno, vede il muro e dice, ah, si avvicina al muro e vedete che inizia a battere le aste sul muro. Il muro in verità è pieno ed è di metallo, quindi dopo un paio di colpi ci arriva che non sa da fa, sbatte le aste fra loro e poi stanno su. Deve aver attivato un qualche tipo di magnete. Qualcosa, esatto. Sì. Jasper usa il suo turno per attivare i suoi strumenti e finisce qua. Io appunto
scavalco, cioè faccio tipo olio cuore per andare, mi metto tra Jackie e Marcus e sfiletto, sfilo sfiletto. Cos'è la rissa del ghetto? Corcando. Sarebbe un 17 con uno e un 20 naturale con l'altro. Eh beh, 17 è dire che passa. Sono 6 di 6 di attacco furtivo. Ma io da fare la spesa. Più 2 di 6 di danno d'arma. Ma che cazzo? 26 più 5, 31. Ok. Lo sfiletti, capisci che sta andando giù. Secondo attacco. 13 più 8, 21. 13 più 8, 21 passa. Un timido di 6. Un timido di 6, che però potrebbe bastare. 4 danni. Secondo colpo. Ok. Durante lo scavalcato, filatterio, rispondi! E tipo sfiletto con uno e il secondo colpo così. E ti sorge un dubbio. Ti sorge un dubbio e basta. Se no non mi sorge un dubbio. Se non sa che dubbio è, come può sorgere? Tu dici sotto, così sottoterra ci arriva? Prenderà? Io ci provo, non è che... No, tentarci assolutamente ha senso. C'è anche il tempo di risposta, magari al bagno, filatterio. Effettivamente potrebbe esserci un certo delay, eh. Ok, il bastardo è andato giù. Quindi il marchio del cacciatore a chi passa? A quello là davanti. A quello là davanti. Esattamente quello. Quello che era stato spaventato da Sheeran, quindi. Sì. Perfetto. Ah, sì? Sì. 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 Mentre prendevi Stavo il caffè. Stavo prendendomi il caffè, appunto. Gadget ha fatto. Kenshi. Allora, infastidito dalla fantastica personalità che ho là davanti, mi guardo intorno. Praticamente che cosa ho? Ho i buchi, ci sta qualcosa. C'è un buco di fianco a te, tu dai una sberla. Letteralmente tu vedi l'automaton è di fianco un buco. Allora, quello che faccio è big brain move, vedo il buco, guardo l'automa e decido di dargli col braccio destro, quindi sgancio dalla posa due mani, passo a una mano la spada, col braccio destro carico il mio braccio, colpo a stantuffo, per sprofondarlo negli abissi. Il colpo a stantuffo devo fare braccio meccanico più 2 di CA più braccio pneumatico. Il braccio può essere usato come martello pneumatico per rompere pareti o colpi. E 1 di 10 di danni più forza più tiro salvezza costituzione per rendere il bersaglio prono. In questo caso credo gli ittavi. Sì, in questo caso anziché prono me lo spingi. E esatto. Se me lo spingi va giù. Proviamo. Where is my automaton? It's in the hole. Dio. Scusa. Questo rifallo. Oh, ti devo dire 19 più 7. Bene, bene, dottore. Prego, prego. Si accomodi. Facciamo un D10, dai, che vediamo un po'. Regalami un'emozione, dai, anche tu. Un'emozione, penso. No, 0 10. È un 10. Minchia, 0 10. Più forza, quindi 14. Più forza, sì, 14. Vedete il braccio di Kenshi che fa del vapore, esatto, spara fuori dell'aria, si carica finché fa un clock e poi stile One Punch Man. Boom! Dall'alto verso il basso. Sì, sì, Pugno serio! Esatto, al rallentatore vedete il pugno che si schianta contro il volto dell'automaton. Poi sempre al rallentatore il volto viene spostato, si appoggia delicatamente sul corrimano, il corrimano si piega con tutto l'automaton e poi clack, il braccio si blocca in posizione dritta e l'automaton nel buco. Quel momento diciamo che quando ho tirato giù in linea d'aria c'ho Dalia in pratica, io no? Vedo perché sì. È lì sotto, no? Sì. Guardando Dalia con la mano in questa posizione faccio solo tocca a Valkyria. Valkyria questa volta fa un gesto opposto, le due croci rallentano e vedete che intorno alle due incantatrici al suo fianco vengono coperte come da una patina dorata, come una seconda pelle che le circonda. Sara. Io mi avvicino alla portata di 36 metri verso Valkyria, uso un incantesimo di terzo livello. Ok. Dissolvi magie. Yes, girl! Brava! Cos'è che devo fare? Mi inchino! Brava, sono fiero di te! Ogni incantesimo di terzo livello inferiore termina e se l'incantesimo è sopra il quarto livello devi fare una prova caratteristica usando la tua caratteristica da incantatore. Okay. La CD è pari a 10 più il livello dell'incantesimo. Quindi dal terzo in giù, fine? Tutto sì, fine. Dal terzo okay. In giù, tutto fine. Perfetto. Vedete, semplicemente, Sara che fa questo. Sara? Sì, Sara. Ciao, raga! Ciao, ragazzi! Bella, raga. Vengo da un'altra dimensione. Semplicemente vedete che intorno a Valkyria si formano come tipo della cenere, come se ci fosse nell'aria delle braccia accese che
e vedete semplicemente che le patine dorate che si erano formate intorno alle due incantatrici è come se si crepassero, si spezzano dissolvendosi nell'aria, e l'elettricità che circondava le mani dell'automaton si spengono. Le due croci smettono di girare, tant'è che Walkuria deve riacchiapparla al volo. L'elettricità che c'è fra le due aste che tengono le incantatrici rimane lì. Però Walkuria tipo guarda le due croci e poi guarda verso di te. E io la guardo. L'automaton, quello a cui si sono spente le mani, che prima stava scappando, vede Jackie e prova un senso di odio nei suoi confronti. C'è qualcosa che lo spinge ad attaccare quel birb. Non gli funzionano più le mani. Di certo è colpa di quel merlo. Sì, sì. Quindi va e tenta di colpirlo, ma con una cattiveria inaudita. Sì, sì, riesce, riesce. Fallisce. Fallisce. E fallisce! Niente, ragazzi, ci prova. Vedete che sta così. Inizia a tirare dei colpi all'aria, letteralmente, con Jackie che inizia a ballargli la samba in faccia. Me lo immagino, lui con le ali, samba, sì. Samba. Però la scossa permane sulle due incantatrici. Walkuria di nuovo. Iniziano a girare di nuovo velocissime le croci che si mettono in alto a canalizzare l'energia e di nuovo si spara. E punta su Jackie perché ha detto: eh no, ma che basta! Cazzo, che è sta storia? E no, è perché tipo volante elettro super aspetta, efficace. Aspetta, Walkuria era prima di me. È un'azione che fa. Ah, ok. Cioè, loro la fanno tramite. Ah, lei. Va bene, ok. Cazzo. Jackie viene preso da un fulmine e va giù. Non nel senso che è KO, ma l'ha preso, lui stava lì svolazzando e crolla a terra. È ancora lì che si sta un po'. Jackie, non bene. Dopodiché sparano su Sara. Però su Sara o su Shiran? Su Sara. Subisci 10 danni. Un fulmine ti piglia in pieno petto. Ti fa un male dell'ostia. Defibrillazione. Sì, sei passato 17-18 passa. E te ne tirano anche un secondo. Sono 11 danni stavolta. 21 danni, elettrificata proprio. E l'ultimo invece viene sparato su Kenshi con 19. Sì, ho 19. Ti pranda 13. Sono 13 danni. Ah! Ok. Ah! Dio caro. Di nuovo dalle due croci che iniziano a vorticare in mezzo all'elettricità di Walkuria. Quattro praticamente proiettili elettrici vengono sparati su questi bersagli. Vale. Basta, che, gli sgherri sono andati, quindi erano pure potenziate, che cazzo ci facevano? Sei, Dalia. Allora, sono ancora lì. Ah, sto cazzo di scalino. Cerco di salire lo scalino così. Allora, in questo momento sei un po' in difficoltà perché l'arpione è dentro al manichino che è giù per terra e fra te e il manichino ci sono Marcus, Galgit e il gradino. La cosa migliore che puoi farmi è l'azione bonus per staccare la catena e riavvolgerla. Farò questa cosa qui. Perfetto. Quindi con la mia azione bonus stacco la catena e sto cazzo di gradino. Stacco la catena, okay. La riavvolgo, salgo quel cazzo di gradino. E dove vai? Che in mezzo alle gambe di Galgit. Faccio un passo a sinistra e poi salgo al cazzo di gradino. Ok, e una volta lì? Una volta lì ricarico la mia balestrona e sparo allo stronzo a cui ho lasciato il marchio del cacciatore. Tu come talento hai tiratore scelto, giusto? Yes. Ok, ricaricare ti costa un'azione allora. La userò. Ok. Jackie, come stai, amico? No, bene. Vuoi ancora combattere? Sì, lo vedi un po' squagliato. Lo vedi un po' più budino, da, pieno da sotto di piume. Proprio delle Ah, è vero, sta colando. No, merda, sta colando di sotto, Jackie. È perché è grattato, lui è liquido, è una melma infame. E sta un po' cioè vedi che sta un po' colando di giù. Jackie, raccolgo. Cioè, fa tipo no, allora è intero. Portate una bacinella. No, sai, fa tipo più bello immaginato sta scena con il cadavere davanti, ci stanno Marcus e Galgit, c'è un momento di silenzio, senti solo vedi Dalia piano piano che si sta trascinando il cadavere con sta cosa sotto le gambe di Galgit. Sì. E Marcus piano piano. Tocca agli NPC, a Jackie si ricompone un attimo, alza l'ala e da sotto l'ala escono tipo tante zampette, però tutte lunghe, tutte curve, tutte strane, e inizia a tirare graffi davanti a sé. Nel alzare l'ala e fare questa roba, l'automaton prova
per la prima volta nella sua giovane esistenza di Pinocchio un nuovo sentimento, lo schifo, e quindi fa un mezzo passettino indietro per non farsi toccare, ma non schivandolo in fretta, non è proprio no, non mi tocca, no, che schifo, no, stai lì, dai, no, non fa. E quindi Jackie, vieni, tipo io e Simone, esatto, le grabbine di Jackie, le zampine grabbine. Marcus fa qualche passo avanti scavalcando, anzi pestando, perché che schifo, che gliene pesta il cadavere sotto i suoi piedi, si mette di fianco e di nuovo in nomine Patre, Figli e Spiriti Santi. Jasper prende, estrae le sue solite bacchette, le fa sincronizzare con le due aste che ha magnetizzato al muro, e poi fa come una breve melodia usando le sue bacchette. E intorno a voi vedete che si forma uno scudo, letteralmente. Vedete comparire intorno a voi una bolla. Ma una enorme bolla per tutti o una bolla intorno a ognuno di noi? Ognuno ha una bolla. Basta, finito. Il secondo turno, iniziamo il terzo. Sono un giornalista freelance e il mio lavoro mi porta spesso in luoghi pericolosi. La mia ultima missione mi ha portato in un paese ad alto rischio, dove la censura è all'ordine del giorno. Di questi tempi non si sa mai che cosa si può incontrare, e tra un impegno e l'altro divulgare informazione è un compito sempre più complicato a causa delle false informazioni e del controllo di esse. Avevo bisogno di inviare un articolo dedicato, ma la connessione a internet era lenta e poco sicura. Non sapevo come fare. Poi mi sono ricordato della VPN che avevo scaricato sul mio computer. Una VPN che avevo scoperto grazie a un'amica che lavora nell'ambiente della sicurezza informatica. Grazie a NordVPN ho potuto criptare la mia connessione e inviare l'articolo in tutta sicurezza. Nessuno ha potuto intercettarlo e la mia vita è stata salvata. Da quel giorno ho sempre utilizzato NordVPN. È diventata la mia migliore amica e mi ha salvato la vita più volte. Grazie a NordVPN ho sconfitto anche un'organizzazione di hacker. Senza di essa e senza il verme giallo-verde, non so cosa sarebbe successo. Dannazione. Ogni tanto ci penso e sinceramente un po' mi manca la vita che conducevo prima. Seduto ad un tavolo a parlare di videogiochi e news dal mondo web. Quel TG Rob avrà sempre un posto nel mio cuore. Tuttavia, ovunque andrò, NordVPN verrà con me. Accidenti, questa volta sicuro finiamo male. Moriremo tutti. Calmi, dobbiamo solo non fargli capire com'è andata. Aspetta, vorresti ingannare il Re Corbo? Ma lui sa tutto, sa ogni cosa e sa che siamo spacciati. Non tutti. Se ci giochiamo bene le nostre carte, la pagherà solo uno di noi. Intel e Pendragon sono orgogliosi di annunciare Sì, Oscuro Signore Lux Astra! Il gioco da tavolo dove lo scopo del gioco è inventare panzane e non attirarsi le ire del vostro irascibile padrone. Sì, avrete anche fallito la missione che vi ha dato. Ma niente vi impedisce di mentire e scaricarvi la colpa a vicenda. Divertitevi a inventare scuse usando ben 121 carte interamente provenienti dal mondo di Lux Astra. Sì, Oscuro Signore Lux Astra uscirà il 19 maggio in occasione del Play di Modena. E i pre-order sono già aperti sul sito di Pendragon. Link in descrizione. Ehi là? C'è nessuno? Oh, salve! Sa che ha un negozio molto strano? È una piccola collezione delle cose più interessanti che ho trovato nelle mie lunghe peregrinazioni. Ok. Avrebbe uno strumento a corda? Adatto alle mie mani? Mi chiedo se... È uno strumento assai raro. In tutta Lux Astra nessun saprà insegnarti.
Dovrai imparare a usarlo da solo. Intel e Tatai Lab presentano l'ottavo volume a fumetti di Luxastra, Inganno. 70 pagine a colori disegnate da Raffaele Ricciardi e Claudio Mastronardi. Scopri il passato di Alastor, più una storia inedita su Zorzondal. Le prevendite sono aperte fino al 27 aprile e chi partecipa al pre-order riceverà una cartolina esclusiva da collezione. Gian. Filatterio! Nel frattempo vedo la bolla. L'utente vedo da lei desiderato non è a monitor. Io ci provo anche perché è magica, non è che c'è connessione internet. Vedo appunto che lì c'è Marcus, c'è Jake, è appena arrivata Dalia, in un modo o nell'altro. Mi è arrivata questa bolla addosso, utilizzo la mia azione di movimento e la mia azione bonus per scattare tramite l'azione scaltra. Okay. Tiro dritto sull'incantatrice più a destra, arrivo di fianco a lei, cerco di essere proprio alla sua destra, quindi sulla stessa linea di tutti quanti. Okay. E la sfiletto. Non credo sia un attacco furtivo. No. Utilizzo l'ispirazione e questo mi dà vantaggio, quindi let's go di attacco furtivo se entra. 13 oppure 10. 13 più 8, 21. Passa. Sono solo 3 di 6, più 1 di 6 di arma, più 5. Ti trito. Sono 5, 10, 16, 18, più 5, 23 danni. E ho finito perché ho usato la mia azione sì, bonus. Giusto, perfetto, ok. Ti avvicini e dai un colpo secco all'incantatrice, che però non sembra particolarmente turbata dal tuo colpo. Vedi che permane nella sua posizione con l'asta in mano. Dopo Galgit tocca a Kenshi. Vado in supporto a Galgit allora. Vado a bomba verso vieni, lui. Vieni. È davanti all'incantatrice, immagino. Beh, sì, se riesco a coprire quella distanza, assolutamente sì. Quando usi l'azione di scatto, usi tutto quanto la turnistica. F. Però sei arrivato dall'incantatrice. Dopodiché tocca a Valkuria. Riprende le due croci che erano per adesso sospese in mezzo all'elettricità. Vedete che questa volta le due croci iniziano a vorticare di fianco alla sua testa. Valkuria si solleva e inizia a levitare. Non tanto in alto, sarà un metro e qualcosa rispetto al livello del pavimento. Però è tanto quel che basta per muoversi senza dover pensare ai buchi sul pavimento. Lascia una delle due croci vorticare in mezzo alla corrente elettrica, mentre con l'altra si allontana sostanzialmente sull'altro balcone. Tipo per fare da ripetitore. Per fare sì, probabilmente sì. Dopodiché dà un altro colpo secco, sempre con la croce, e allo sgarrino, quello che è rimasto là in mezzo, di nuovo si elettrificano le mani. Dopo Valkuria tocca Sara. Mi allontano un pochino da Valkuria perché non voglio starle vicino nel caso lanci cose mistiche in zona. Quindi mi sposto alla mia destra, andando a destra di Jasper, quindi sempre davanti a Jasper ma verso destra. E come Rasmonidianas mi ha insegnato, pongo le mani, sparo un dardo di fuoco all'incantatrice, quella in alto a sinistra, quella da sola. Le faccio 2 di 10 se supero, supero il tiro. Allora, ho fatto 13 più 8, giusto? 13 più 8 passa. E 21, e le faccio 2 di 10. Dai, fai due bei 10, please. Ok. Questo è un 9, sì. Questo è un 8, 17 danni. Spari il dardo, pigli l'incantatrice in pieno, che appunto... Vedi che brucia e tra l'altro notate una cosa molto importante, ovvero che il tessuto non si rigenera, la parte bruciata non riesce a rigenerarsi, vedete la pelle che inizia a come ballare intorno alla zona bruciata ma non riesce a rimarginarla sostanzialmente. L'hai presa appunto una zona faccia spalla e quindi ha tutta questa zona carbonizzata dal proiettile che gli hai tirato contro. Devi avergli fatto un gran male, tant'è che cade in ginocchio e si interrompe la canalizzazione, quindi l'elettricità che c'era fra le due aste si interrompe, però la croce di Valkuria rimane sospesa nell'aria. Dopo Sheeran ci sono gli sgherri. L'automaton, quello su rialzo, si schifa di Jackie e va verso Dalia. Che senso ha? Lo balza. Che senso ha? Lo schifa, letteralmente lo scavalca, tipo mentre Jackie lì e lui no. Primo attacco, 21. Danni? No, 21 per colpire. Ah, ci ha. Ok, passa. 18 passa. A 18. Ma com'è
perché hai fatto solo tiri sopra il 18? Prima non ho beccato Jackie per 3 tiri di fila. Minchia, passano tutti e tre. Passano tutti e tre. E quindi ti faccio 17 più 9. 26. Più 13. 39. Cazzo, è carne macinata, l'hai fatta. Ti dà 3 sberloni in fila, uno dopo l'altro, cattivissimi. Quanti punti vita ti sono rimasti? 1. Uscito. No. Ok che ti ho detto fammi danni, ma non pensavo in un colpo, porco d***o. Beh, vediamo così, dopo di te agiscono gli NPC, quindi... No, scusate, cazzata, perché tu avevi la bolla che ti ha fatto che ti ha fatto Jasper, quindi il primo attacco, quello da 17, lo togliamo. Cos'è successo? Praticamente all'automaton è arrivato, ti ha tirato una prima ravanata che ha spezzato la bolla. Ah, pensavo proprio... E poi però le altre due sberle sono arrivate. Beh, però sono 17 HP in più, hai 18 cioè... punti, quindi... Ok, ecco. Cioè, la mia preoccupazione scende un attimo. Allora, se stai sopra i 10 PF. La mia preoccupazione scende un attimo, capisci? Gli altri due incantatori. Quella circondata inizia a far roteare la sua asta. Mentre l'altra, vedete che semplicemente si rialza. E l'asta dell'altra si elettrifica. Quindi, 17 non passa. 19... Passa. Guarda che tiri. Fallimento critico. E io attacco di opportunità. Grazie, almeno uno. E tu attacco di opportunità. Allora, vai con l'attacco di opportunità prima. 20 naturale. Ok. Let's go! Sono 6 di 6 più 5. No, 6 di 6 più 2 di 6 più 5. Cioè, guarda quanti dadi sta tirando. Cioè. Vabbè, ho messo It's a fireball in an elf. Ti prego, non dargli mai un dio a Gadget. 16, 22, 27 più 5, 32 danni. Io tiro uno. Cioè, questo ha fatto 32 danni con un turno. 32? Sì. Ok, va bene. L'automaton inizia a far roteare la sua asta e tenta di colpire Galgit, che si abbassa e gli tira una stoccata nel basso ventre. Dopodiché, ancora con il pugnale in mano, fa una torsione nel tentativo di colpire te, Kenshi. Ti prende e ti fa 16 danni. E la bolla? Quindi ti fa un cazzo. Poi quando fa una torsione per girarsi verso Galgit, Galgit praticamente fa altrettanto e si svita. Sì, letteralmente si scinde in due pezzi o abbastanza omogenei. Giuli. Allora, mentre ti chiami ormai... Lei sta sfogliando, sta studiando, sta... Ma io, cioè, io non so più che cazzo fare. Mentre sto qua mi colpisce, no? Io posso dire... Brutto figlio di puttana, vai a farti fottere, con una mano lo tocco in faccia, infliggi ferite? Certo che puoi. Lo faccio! Brutto figlio di puttana! Mi hai fatto male! L'incantatore effettua un attacco con incantesimo in mischia contro una creatura entro la sua portata. Se il colpo va a segno, il bersaglio subisce 3 di 10 danni necrotici. Quindi tiro per colpire. Quindi tiro per colpire. Hai vantaggio perché sei vicino a Jackie. Gesù, past... 11 no. più! Ah, scusate. Volevo dire... Fai tu, veda lei. 12 più 5. 12 più 17. 5. 17 passa. Ok, allora è proprio quello che faccio. Mi ha fatto veramente incazzare. C'ho la palestra in mano, sono... Ah, brutto figlio di puttana! E uso infliggi ferite, tiro 3 di 10. E poi... La sento urlare e penso, come è diventata scurrile Dalia? Incazzare! A stare con i pirati. Ho fatto 10. Ok. 4 e 2. 16. 16 danni. Beh, buono. Sostanzialmente vedete Dalia che afferra per una coscia l'automaton. Un'energia nera inizia a vorticargli intorno. Gli occhi di Dalia si accendono di un intenso color giallo per qualche frazione di secondo. E quando l'energia nera smette di turbinare intorno all'automaton, esso va giù. Ok. Vai, Jackie, il mio marchio del cacciatore si sposta sulla stronza, su Valkuria. Sulla boss quella. Valkuria. Vai, Jackie, attacca! Ok, tocca ai nostri NPC. Quindi, Jasper, vedendo la situazione di Dalia, comunque un minimo allarmato, decide di... ti ripristina 12 punti ferita. Vabbè, guglione. Grazie. E senti l'energia, come dire, refillarti le membra. Jackie... C'è chi va su Valkuria? Oh no, questa scena l'ho già vista. Sì, lo so, over again. Questa scena l'ho già... Staccagli il culo, Jackie! Staccagli il culo? Cosa...
Jackie plana su Valkyria e inizia a beccarla molto forte. Valkyria non sembra particolarmente infastidita, cioè semplicemente muove il braccio per allontanarlo, però è inespressiva nel farlo. Allontanati, uccellaccio, vai via. Vai via, allontanati. Dopo il turno degli NPC, quarto turno. Galgit. Ritardo il turno. Semplicemente tipo urlo un Talia, tirala giù! Ok, Galgit ritarda il turno. Rob. Punto gli occhi verso l'altra incantatrice, che vedo che è molto, molto concentrata. Però non voglio attaccare lei, voglio attaccare quella cazzo di croce roteante. Ok. Penso che sia la cosa giusta da fare. Attacco la croce in volo con la spada. Ok, in questo caso non ti chiedo un tiro per colpire, ti chiedo una prova di acrobazia. 10 più 3. No, non fai un salto. Ovviamente non è che riesci a fare un salto particolarmente grande perché non hai abbastanza rincorsa. Comunque la spada ha il suo peso. Fai una bella parabola, ma la croce è come se avesse fosse magnetizzata, ti sguscia via. Quindi non riesci ad acchiapparla al volo. Però l'intuizione è interessante. Diciamo che questa cosa mi fa incazzare. Monta la rabbia dentro, tipo Veneto a Diamond Base. E a sto punto uso l'attacco extra. No, perché era una prova. Non era un attacco. Okay. Sì. Quindi, però che... puoi muoverti vicino alla tizia e scaricare la tua rabbia sulla tizia il prossimo turno. Eh sì, è l'unica cosa che mi rimane da fare. Oppure, se vuoi, potresti provare a fare utilizzando il tuo dottrina da guerra, mi esatto, pare, no? Potresti usare la tua azione bonus per fare un tiro percezione. E allora sì, uso l'azione bonus passiva. Dottrina di guerra, che è un'abilità dell'archetipo di Kenshi, appunto gli permette di utilizzare come azione bonus un'abilità che scari su saggezza. Quindi io ti direi che vorrei capire se ci sono magari ulteriori punti deboli, perché non credo di poter usare addestrare animali in questi casi. Secondo te cosa è più corretto tra intuizione e percezione? Percezione. Capire se c'è qualche punto sensato tra questa azione del fatto che esiste questo catalizzatore per loro, cioè è solo ed esclusivamente per convogliare fulmini, oppure fai fuori quello, fai fuori gli automi, tipo salva ragazza, allora, salva il mondo. Con percezione ti faccio fare più una questione del capire come acchiapparlo. Intuizione è una roba più per capire i sentimenti. Sì, solo che in questo caso certo, no, cioè o mi fai 20 oppure non si capisce un cazzo di questi cosi. Però con percezione ti dico come acchiapparlo. Vediamo, aspetta il mio 1. 2 più 6. Madonna che dadi di merda, di saltando tendenzialmente prima o poi lo acchiappi. L'idea è quella. Niente, non mi posso nemmeno muovere. Quindi. No, sì, fuori. Okay. Vabbè, allora vado sì dalle spalle della seconda incantatrice che è rimasta in vita. Ok, gli sei in muso praticamente. Dopo Kenshi tocca a Valkyria. No, in realtà io avrei ritardato l'azione. Ah, ok, lo usi sì, certo, dopo Kenshi. Okay. Mi muovo di fianco a Kenshi per arrivare alle spalle dell'altra tizia e di nuovo attacco furtivo. Vado col primo attacco, poi con vantaggio, 19 più 8. Passa. Sono 3 di 6 più 1 di 6. 6, 10, 21 più 5, 26 danni. 26. Secondo attacco. 19 di nuovo più 8, 27. Tiro solo 1 di 6. 5 danni. Io ho capito, non dovevo fare io sta classe. Te nemmeno proprio per sbaglio. Ho sbagliato tutto. 14. Le fai un botto di danni. Scortichi per bene. Il corpo va giù a terra, ancora una volta. K.O. Capisci che anche questa sta parecchio storta. Il turno di Valkyria. La croce che tu hai tentato di colpire si mette praticamente orizzontale, inizia a vorticare fortissimo. Dopodiché l'altra croce la lancia e inizia a vorticare fortissimo invece al centro della grata, quella rialzata. Ancora una volta vedete gli automaton che si stanno squagliandino, che dici vabbè però andrà sotto le grate. E invece no, la polpa semplicemente sembra come magnetica, sembra magnetizzata e inizia a muoversi sulle grate. Praticamente voi vedete la polpa che vi passa sotto i piedi, si raggruma al centro a distanza dei due corpi e poi con una presa molto rapida di tipo due tentacoli aggrappa i due esoscheletri e se li inciuccia. Stessa cosa succede per gli altri due automaton. C'è questa amalgama che inizia a
smuoversi, a gonfiarsi, a sgonfiarsi, a prendere una nuova forma. È come se letteralmente i due corpi si fossero fusi. È una costruzione un po' più ordinata rispetto a quella di Cirrus. Hanno una forma definita, solo che letteralmente sono due corpi di Play-Doh che sono stati attaccati fra di loro. Quindi vedete le due teste che sono, praticamente qua c'è un volto e qua c'è un altro, le braccia che sono attorcigliate fra loro da un lato e due braccia escono dall'altro, le gambe sono due però con pezzi in più e in meno ed è molto più grosso. Marcus, vedendo che non ha più bersagli, rimane un po' stunnato. Si gira verso Walkuria, però la vede levitare tutto quanto e non sa bene come agire. Rimane un attimo... Madonna, non giotto se vengo lì. Capite che è un po' frustrato da non avere un obiettivo semplice da colpire. Quindi Walkuria, vedete che impone le mani come se fosse in qualche... modo in segno di preghiera, non capite bene cosa stia facendo. Fatto sta che la fabbrica inizia a muoversi. Io, dopo aver visto quello che Walkuria ha fatto, la vedo levitare, corro in avanti, mi sposto alla mia destra, mani a ventaglio, e casto verso Walkuria mani brucianti di terzo livello. Però tiro salvezza su riflessi. Tiro salvezza su riflessi. Su riflessi CD16. 9 più 3, 12 non passa. Quindi piglia tutto. Si prende tutto il danno, quindi di terzo livello si prende 3 di 6, 5 di 6. Me coglioni. Malaini. Thank you, baby. Quanti ti servono? 3, grazie. Prego. Ma è casa sua? 6, 6, 5, 5, 3. La Madonna, 6, quindi... 6, 12, 5, 5, 22, 3, 25 danni. Hai visto quanto tirano bene i miei di 6? Sono fantastico. Sono quelli di Rigor Mortis, il oscuro signore. E sentite questo voi, cioè io sono lì proprio... La luce. Vedi? Tra l'altro fermi, perché anche Walkuria è debole. Debole al fuoco, quindi doppio dei danni? Sì. 50 danni. Cosa? Merda! Le ho fatto 50 danni. Allora, in quel momento vedete Shiran tirare una fiammata di una potenza... devastante. Walkuria viene proprio presa in pieno da questo cono di fuoco che tra l'altro danneggia anche il muro dietro, e quando la fiammata cessa buona parte dei suoi vestiti vedete che sostanzialmente cadono. L'unica cosa rimasta intonsa è la maschera, che la vedi annerita ma è ancora indosso. I vestiti invece cadono un po' a pezzi, non è che rimane nuda, però capite che ci sono dei collegamenti, ci sono come delle giunture fatte molto bene, ma che vi fanno intuire che anche lei è un automaton. Le proporzioni sono corrette, la pelle è molto più realistica, tutto il corpo ha un qualcosa di più. Sembra il 2.0 rispetto agli altri burattini, agli altri manichini. Gli altri comunque avevano un qualcosa di totalmente realistico, dalle proporzioni alla pelle che sembrava ceramica. Lei invece no. Prima di questo momento, prima che i vestiti che adesso a brandelli, eravate convinti fosse una nana vera. La sua ombra del burattinaio. Dopo Shiran, Amalgama si avvicina ai due. Primo tiro su Kenshi, 19. Poi smette di fare 19 per tre turni di fila, per cortesia. Galgit. Aspetta, io prima un attacco d'opportunità. Va bene, fallo. No, qui no. 7, 8, 15. No. Quindi vabbè, vado per i danni su Kenshi a questo punto, che ti fa 17. Poi uno su Galgit che fa 18. Preciso, ma ho la bolla. Ok, quindi ti scoppia la bolla. E di nuovo 18, sempre su di te. Porca troia, sì. Perfetto. Quindi ti fa 16. Ok, 21 danni subiti. Boom, boom, boom. Ah no, scusate, perché questi sono gli amalgama. Un quarto attacco. Su Kenshi, ma 16 non passa. Sostanzialmente, col braccio grosso, tenta di prendere due volte te. Prima ti colpisce così, con un gesto ampio. Il secondo, una martellata. Sulla martellata fai un passo indietro. Con l'altro lato, invece, con le due braccine, ti tira prima un pugno che spacca la bolla e poi l'altro un diretto che invece ti piglia proprio sul grugno. L'altro amalgama, invece, tira un grido. Dalia, Marcus, mi fanno un tiro salvezza su saggezza. 16. 16 più 3, 19, ok, passato, quindi non subisci paura e dimezzi danni.
subisci 7 danni. Marcus invece... No, anche Marcus di mezzo, oh, molto bene. Marcus. Che se si prendeva paura anche Marcus, di nuovo. Di nuovo. Mi sembra impazziva sto ragazzo. Ok, le amalgame hanno agito, quindi... Dalia, sì. Dio, ti prego, fammi qualcosa. 18. 18 su chi? Sulla stronza. Su Valkuria. Io vado diritta su Valkuria e voglio fare proprio sta scena. Fottiti! E mi butto. Ok, sì sì. Cioè vuoi proiettarti su Valkuria? Sì. Su un fossato? Ok. Non vuoi sparare a Valkuria? Magari che sarebbe meglio. Ti avviso che lì c'è un fossato. Ok, ma io sono attaccata a lei, no? Sì. Ok, questa non l'avevo considerata. Allora rimani appesa, non tocchi terra e... Ti aggrappi. Sì, facciamo mi una... aggancio a lei. Ok, facciamo una prova contrapposta di te che ti aggrappi a Valkuria. Lei tenta di spingerti giù e tu che rimani aggrappata su di lei. Okay. Quindi ok, allora il tiro per colpire lo hai fatto. Quindi ti sposti, quindi spari, prendi con l'arpione Valkuria, fai il danno. Tiro un bel di 10, 4 più 3 più 5. 7, 12 danni. 12, ok. Sto facendo dei tiri di merda. Più Valkuria deve fare il tiro salvezza su costituzione per vedere se viene perforata. E viene perforata, okay, da parte a parte. Quindi puoi usare l'azione bonus della tua balestra per lanciarti. Che ci lancio? Cioè. Devo tirare di nuovo. Allora, sì, devi tirare questa volta non acrobazia ma atletica, perché ti devi aggrappare a lei. 16. 16 più 5. Vaffanculo. Quant'è il danno della baionetta? Un D6. Fai il danno della baionetta. Più il D4 del marchio del cacciatore. Eh sì, conta ogni attacco. Sì, sì. 4 e 6. Ti abbraccia Valkuria. Valkuria tenta di spingerti via e vedi che sta perdendo proprio come l'equilibrio, come se non riuscisse a rimanere sollevata. Siamo sospese, io sono con lei sospesa. Tra l'altro attaccata. Lì sul baratro, sì, sul buco, e sei abbracciata a lei sostanzialmente. Con la baionetta nella sua pancia. E io sono lì in prima fila, proprio che guardo davanti, tipo, what the fuck? Quindi mi proietto circo su di lei, mi aggrappo. Jackie, fa qualcosa! Jackie attacca, che cazzo deve fare? Ma non sa dove colpire, perché. Tipo, le sono attaccata alla testa, se posso, tipo così. Sei attaccata un po' dove... Fai conto che ti devi tenere aggrappata alla balestra e con l'altra sì, hai il braccio intorno al suo collo. Fatto sta che state lì galleggiando nel nulla, Jackie non sa dove beccare, ha paura di prenderti, quindi nulla. Okay. Marcus si proietta sull'amalgama e va a menare. Si mena con l'amalgama. E lui è contento. Jasper... E Jasper casta di nuovo la bolla, che questa volta prende Dalia, Jackie e Sheeran. Dopo gli NPC finisce il turno, comincia il quinto. Tocca a me. Mi giro, scatto. Dalia! Corro, okay. Prendo attacco d'opportunità, sì, me sì, ne sì, fotto. Te lo stavo giusto per dire. No, 3 più 12. No. Corro addosso a Valkuria. Azione bonus e azione di movimento per utilizzare scatto. Il mio obiettivo è tipo piantarle i pugnali sulla schiena, quello che posso, in modo da trattenerla e cercare di tirarla giù il più lontano possibile dal buco. 9 più 8, 17. 17 non passa. Fuck. E niente. Non è ferma, sta girando praticamente su se stessa nel tentativo di liberarsi di Dalia. E te, come Jackie, vi trovate in questa situazione in cui non riuscite bene a capire dove colpire. Kenshi. Mi giro dall'amalgama. Vieni. No, acchiappo la spada e cerco di accorcarla nel buco a fianco praticamente. Quindi do una sferzata per cercare di sbilanciarla e farla cadere nel buco. Ok, prova contrapposta di forza. Bella. Allora proviamo. Bella. Vai, vai, vai. Nice one. Sì, 20 naturale, più 7, sì, no, più 4. Sì, cazzo. Sì. Vuoi giocare a crocchetto? Oh, mamma mia. Bam! In nomine Patri, Figli e Spiriti Santi. E l'amalgama va giù per... Ah, è già luna. In quel caso proprio per la serie un po' scazzato. E te che cazzo vuoi? Boom! Che cazzo? E urlo di là dopo che la vedo cadere. Posso partecipare? Rivolgendomi agli altri. Cazzo, vado su, uccisa. Mi affianco, uccisa. Si trasforma e va via. E Dio... Cioè, un attimo, no?
Questi buchi sono serviti più a voi che a me, va benissimo. Sì. E quindi da lì posso iniziare ad avviarmi? Oh, sì, puoi usare la tua azione di movimento, assolutamente. E mi avvio verso di loro. Tocca a Valkuria, prova contrapposta di forza, Doria. No! È un 4. Ok, Shiran, tiro salvezza su destrezza. Cosa va, mi lancia da lì addosso? Sì, no. Letteralmente sì. Come sì? 3 più 6, 9. Perfetto. Ti lancia, ti scaraventa addosso Dalia. Ti cade letteralmente addosso e cadete prone entrambe per terra. Oh no! Le due croci scattano proprio e iniziano a orbitare intorno a Valkuria. Vedete tra l'altro il monitor a riattivarsi. Iniziano a vorticare molto forte intorno a lei, creando un effetto statico, un effetto elettrico. A questo punto compare di nuovo sullo schermo il volto del nano che vi parlava prima. A quanto pare siete molto più fastidiosi di quello che temessi, ma non ho intenzione di sacrificare il mio lavoro più prezioso con voi. Valkuria, ritirati. E in quanto a voi, cosa preferite fare? Inseguire lei o salvare il vostro amico? Galgit e Kenshi, vi fate un tiro salvezza su destrezza. Voi lo fallite in automatico perché siete prone. Merda! Avevo fatto troppo bene prima, beh. 13 più 8. 2 più 3. La parte di parete, quella che era stata mezza sciolta da Shiran, sostanzialmente si stacca, fa proprio un... La grata si inclina. Shiran e Dalia andate giù nel buco, secche. Come andiamo giù nel buco? E con voi anche Kenshi. Tu, Galgit, sei lì a portata di mano, ma... Una scarica elettrica parte, non su di te, non su chi sta cadendo, va dritto verso Jasper. Lo colpisce e Jasper viene inchiodato al muro dalle sue stesse aste. Cazzo! Valkuria è lì, che si sta levando verso l'alto e ti rimbombano nelle orecchie quello che stava dicendo il giocattolaio. Cosa farai adesso? Attaccare lei o correre a salvare il tuo amico? Un gruppo ha fallito e un gruppo è a tanto così da perdere tutto. Questo non è un lieto fine, ma non è neanche un finale. Cosa succederà adesso? Lo scopriremo nella prossima stagione. We'll be right back.
fine. No, ma aspetta, cioè aspetta, noi stiamo cadendo nel vuoto. Sì. Io devo aspettare un anno per sapere se sono morta? Sì. It's the Leto experience. Ho capito, ma Leto ha aspettato una settimana, non un anno.